Benvenuti a una nuova puntata del diario di Brot di Donata Greco in giro per la Germania da questo ascensore molto shining. Sala da colazione altrettanto shining, ma per fortuna la colazione non era niente male. Il nostro rituale Tetris di valigie continua. Ci stiamo spostando da un albergo all'altro, ma per fortuna avvengono anche incontri piacevoli lungo la strada. Sempre bello trovare delle lontane cugine in giro. Terzo albergo in tre notti. È stressante. È veramente stressante. L'orario di check-out non coincideva con l'orario di arrivo del nostro coach. Quindi ci siamo trattenuti un po' in giro. Ma parliamo del mio utilissimo contributo alla società. Guarda come faccio bene la vecchia di cantiere. Mentre gli altri sgobbano con il peso delle mie valigie. Beh, non sono neanche l'unica, eh. Tutti insieme, yeah! Carico, carico! Sì, Mattia, inutile che fai il tipo. Ti stai ammazzando. Lo sappiamo. Ma che bravi. Ennesima camera d'albergo. Sono gli ultimi due spettacoli prima del break di 10 giorni. Ho davvero bisogno di fare un break. Non so se 10 giorni sono troppi, ma c'è davvero bisogno di fare un break. Meglio tardi che mai, per la prima volta riesco a vedere la facciata del teatro. Molto bello, anche se per quanto riguarda l'interno inizio a fare veramente confusione. Salvo qualche eccezione, questi teatri iniziano a sembrarmi veramente tutti uguali, nonostante le differenze sostanziali. Eppure già abbiamo avuto modo di vedere quanto influisce la dimensione del palco, soprattutto per i ballerini, ciò nonostante. Sparkles! E ancora Sparkles! E un Tiziano Giampieri in omaggio. So che può sembrare una banalità, ma sono molto triste oggi perché è morto Federico Salvatore. L'ho saputo mentre ero sul pullman per andare verso il nuovo hotel e conseguente teatro. Mi sento un po' giù di tono. Sono anche stanca, i viaggi sono tanti, sono lunghi, cominciano a farsi sentire. Ma sono molto dispiaciuta per la morte di Federico Salvatore. Stasera sono il sesto incomodo alla signing session. E chi se ne frega? Grazie, grazie. No, ma tanto da mancina mi sporco. Thank you. La stanchezza è veramente tanta, ma io non so come faccia Adriana a fare il suo lavoro. Sarà per questo che c'è bisogno di Paola. Che strano vedere. No, che raga. Look at the loving look she's giving. Lovely. Ora sì che posso dire di essere stata in Germania. Il tempo è uno schifo. Ho lavato i capelli senza asciugarli. Sono stata al Lidl e ho comprato i Brezel. Perché sennò poi la gente non mi crede che sono venuta in Germania, visto che c'è il traffico, internet non funziona.
che ci sono un sacco di problemi. Oggi è l'ultimo giorno prima della pausa di 10 giorni. Sono un po' triste e malinconica, ma anche sollevata, perché non mi fermerei mai, ma credo di aver bisogno di una pausa. Anyway, ho deciso di andare in Olanda con mia sorella e partiamo tutti domani con il treno. Chi torna a Londra, chi torna a Milano, chi va nei Paesi Bassi, giustamente Deutsche Bahn ha pensato bene di svegliarsi e di indire sciopero nazionale. Yeah! Mi sento a casa! Robin è meraviglioso, è così divertente prenderlo in giro, perché lui sa stare al gioco meglio di qualsiasi essere umano. Alla fine ci serviva solamente una scusa per mangiarci una torta, o meglio, era semplicemente un modo per salutarci prima dell'ultimo show, una piccola carineria di Adriana, la nostra più mama. Ma questa cosa del buon compleanno a Robin c'è veramente sfuggita di mano. Life has been wonderful. I really appreciate you all. I might start crying. It's really emotional for me. So emotional, baby. Thank you so much. Thank you so much. And I'm not sharing the cake. Sorry. Ultimo show. Sta per cominciare. Finalmente. Ma anche, che peccato. Ma anche, vabbè, tanto ci vediamo tra 10 giorni. Ma anche, guarda che belli brillantini. Ultima data per Mattia Marangi, che ci lascia per altre destinazioni con questo meraviglioso balletto. Tu te ne vai, io ti devo tributare. Grazie Mattia anche per la prossima clip. Ricordate l'ultima puntata del diario di Gott in cui ero sull'altalena con Mia? Vi ho raccontato una storia molto personale e questo è il risultato. Mattia ha fatto un bellissimo discorso di saluti su questa pizza con l'ananas, veramente romantica, ma purtroppo io l'ho fatto in tempo a riprenderlo. D'altra parte mica posso sempre stare con il telefono in mano. Comunque, io ai miei colleghi britannici gli perdono anche l'ananas sulla pizza, perché sono fantastici, adorabili e meravigliosi. Pineapple. No pineapple. No pineapple. I'm proud of you. Thank you. Comunque questa è solo la fine della prima parte del tour. Vi aspetto per una nuova puntata del diario di Brot in giro per la Germania con One Moment in Time e Whitney Houston's Tour. Enjoy your salty pancake. Thank you. It's the salty pancake. Yeah.